Colazione con Radio Alta. Radio Alta. Devo dire che verso aprile, i primi di aprile, mi era arrivata una email da parte di un nostro amico, collaboratore. Dice: guarda che c'è un ragazzo, un quasi pensionato che ha deciso di fare il Giro d'Italia in bicicletta. Se vuoi sentirlo. Insomma, lui era lì un po' titubante sulla data di partenza perché il meteo non era perfetto, poi ha deciso, è partito, ha detto: guarda, ci sentiamo ogni settimana, uno o due collegamenti li facciamo e giriamo l'Italia. Così abbiamo fatto, ormai è diventato un personaggio anche qui a Bergamo. Do il benvenuto a Vincenzo Cervi, che vedo lì in compagnia, oltre che del logo di Radio Alta, anche di suoceri. Eccoci, buongiorno, ciao Vincenzo! Ciao a tutti. Bentornato, ma permettimi, devo salutare la suocera Lia, che è una fan, ho saputo adesso, una fan di Colazione con la Radio Alta. Lia, lei è magnifica, Lia. Buongiorno, e abbiamo anche Gianni il marito. Ecco, sono Sta bene. Senta, ma è bravo come genero Vincenzo o è così? Super. Bravissimi. Allora, caro Vincenzo, bentornato finalmente a casa. Grazie. Vincenzo Cervi, io ho seguito anche quello che ti hanno scritto i tuoi amici attraverso Facebook, no? Quando abbiamo postato i video di queste trasmissioni, tu sei un mito fra loro, ragazzi, sei contento di aver fatto la tua impresa? Sì, molto, però adesso è finita e ci inventeremo qualcos'altro. Cosa per esempio? Dobbiamo seguirti ancora? Un'idea che riguarda le cose d'arrampicata, però questa volta, e vediamo, adesso le sto sviluppando. Di arrampicata. Tra l'altro lui, ho scoperto anche un'altra cosa, è un bravo videomaker, perché hai realizzato un video, a parte le foto, me ne hai mandate una sessantina stamattina, veramente ho passato mezz'ora di tempo per preparare. Guardate qua, c'è la mitica bicicletta, c'è il logo di Radio Alta, la bandierina che ha fatto 5.000 chilometri, ce l'hai lì la bandierina, dov'è che è? Devi fare il quadretto adesso. Questo, cioè, Radio Alta ha fatto il Giro d'Italia, 5.000 chilometri. Ecco, ma foto sono tantissime. Adesso qua vedo Firenze, insomma, tutta lì, Roma, la Pietà di Michelangelo, che tu hai così ammirato, poi insomma, altre città, il mare, insomma, bellissime foto. Però tu hai fatto anche il video, che vorrei, se tu sei d'accordo, caro Vincenzo, raccontassi un pochino, perché sono immagini, non dura poco. Andiamo, lo lanciamo così, magari lo commenti. Riesci a vederlo, Vincenzo? Vediamo un po', ecco, il video che ha realizzato questo videomaker. Qua sei alla partenza. Partenza da Bergamo, che l'ho fatta primo tratto in treno fino ad Aosta, poi da Aosta ho cominciato a pedalare, esatto. Da qui sono partito, qua al centro di Aosta, bellissima ciclabile, che mi ha portato più o meno fino a Torino. Torino bella, molto bella, la parte centrale della città. Merita sicuramente una visita, e questo è il teatro, che è spettacolare, e qua c'è un corso in uscita che è possibile arrivare anche a Superga. Qua siamo a Superga, dove la famosa tragedia della squadra, sì, di Torino, e poi sono arrivato a Genova, qui pedalate e tante salite. Siamo al porto, abbiamo parlato adesso di Genova, tra l'altro. Poi qui trasferimento, e sono arrivato poi in Toscana, fino a Siena, Firenze. E Firenze, pur non essendo periodo, ma era pienissima di gente, come vabbè, normale che lo sia. Poi Perugia è una città che è stata una scoperta, molto bella, anche il cioccolato molto buono. ricordo. Però molto bella la città. Poi sono arrivato a Cagliari, che... Ecco, qui si vede che... Qua sei a Roma, qua sei a Roma però. Poi sono arrivato a Roma, ovviamente città eterna, non per nulla, è molto bella, Vaticano,
Questa è l'Amalfi, ho fatto anche la costa amalfitana per arrivare poi a Napoli, Castello Maschio Angioino e Pompei. Pompei è stata anche questa una vera scoperta bellissima. E poi il trasferimento fino a Palermo. E qui ho cominciato a prendere il primo caldo, perché prendevo solo acqua praticamente. Poi è arrivato a Catanzaro, questo è il monumento simbolo di Catanzaro, e questa è la chiesa più vecchia che c'è, che risale all'anno 1000. Poi risalito, è arrivato a Bari, bellissimo il centro di Bari e anche la San Nicola, la Basilica. Questa Potenza, anche qui una bella salita per arrivarci, e il centro di Potenza. Sono arrivato però la mattina, era abbastanza vuota, diciamo. Però carino, la parte centrale, sembra un po' Bergamo. Poi Campobasso, anche questa è stata un po' una scoperta. Bellissima quella, la basilica, il santuario che c'è in cima alla città. Poi Ancona, vabbè, la conoscevo già, però anche questa, tipo questa qui, c'è una chiesa sotto la chiesa. Con i mosaici, eccetera, molto bella. La parte di Bologna, la parte centrale, qua un po' tipo Firenze, molto bella, tantissima gente, la parte centrale di Bologna, molto vasta. E Trieste, che è stata, diciamo, l'ultima città che ho toccato, la famosa piazza, Piazza Italia. Niente, bello. Ma allora, io ti ho lasciato parlare, abbiamo visto queste immagini bellissime. Man mano andavi avanti, il pensiero è: ma che bella che è la nostra Italia, cioè tutta Sì, l'Italia, concordo. da cima a fondo. Tu l'hai fatta in bicicletta, quindi l'hai vista veramente, e ci hai dato modo, e quindi ti devo ringraziare, Vincenzo, ci hai dato modo di conoscerla ancora meglio, l'Italia, attraverso le tue immagini. Sono molto, molto belle, sei un bravo montatore di video, quindi davvero piacevole questo incontro, e sono sicuro, che anche i nostri ascoltatori, i telespettatori, avranno apprezzato quello che tu, hai fatto, anche perché, lo dico, lui si era prefissato di fare 7.000 km, poi a 5.000 hai mollato, insomma, hai fatto tutto il periplo, possiamo dire, dell'Italia. Poi, giustamente, per stanchezza, hai deciso: è meglio fermarci. Io ti devo fare i complimenti, perché ci vuole anche coraggio a decidere di non proseguire, diciamo, una meta, perché il tuo corpo, in realtà ti sta chiamando e ti sta dicendo: no, ragazzo, fermati, perché non possiamo andare avanti. E quindi, Ma compli. Tutto, in realtà, cioè, il giro più o meno c'è stato tutto. Ho tutto, hai fatto registrato tutto. Trento, e poi ho dovuto tagliare alcuni pezzi. Non so, mi viene in mente un passo che volevo fare, dal passaggio dal Piemonte alla Liguria, perché c'era neve a aprile, e per cui quello ho dovuto per forza tagliarlo. E poi non ho fatto il giro completo della Sardegna e della Sicilia, sono quei famosi 2000 km circa che mancano, diciamo, all'appello. Però il giro più o meno c'è Sì, ma stato tutto. l'hai fatto tutto. Senti, Vincenzo, cosa ti porti, nel tuo bagaglio personale da questo giro, a prescindere dalla bellezza che abbiamo visto dei luoghi, dell'Italia? Ma tu personalmente che cosa hai sentito? Beh, allora, ci sono alcune città che sono state veramente una scoperta che non conoscevo e mi sono piaciute molto. Poi la cosa bella che ho trovato un sacco di gente che, essendo in giro un po' con la bici, così mi hanno, diciamo, dato dritte, consigli, poi mi ha aiutato. Non so, mi viene in mente il famoso ciclista in Sicilia che mi ha co letteralmente costruito i raggi per riuscire a proseguire il giro, e tant'è che ho lì i due che mi ha dato di scorta, che penso li terrò come reliquia perché sono proprio fatti a mano. E poi altre persone, non so, a Perugia, che ho incontrato due persone straordinarie che mi hanno così, soprattutto il marito, di che non mi viene più il nome,
che mi ha dato le dritte per girare i posti di Perugia, eccetera, mi ha accompagnato in alcune parti. Veramente gente straordinaria. Quindi Oppure il lato umano ti ha sì, colpito, oltre alla bellezza. Bellissimo. Senti, fammi una cortesia, avvicinati a Lia così la sentiamo meglio anche a Gianni. Eccoci, buongiorno Lia. Ecco, ma lei, quindi, dato che è una telespettatrice di colazione, ha seguito Vincenzo? sempre, no, non l'ho mai abbandonato, anzi, sono costantemente vicino, ci Vicina, sta. ecco, ma lei avrebbe voluto, se fosse più giovane, a parte che lei è ancora bellissima e giovanissima, ma se fosse più giovane l'avrebbe fatto anche lei un giro d'Italia così in bicicletta, Lia? E così intenso, no, No. però l'ho decisamente seguito. In parte l'ho In seguito. parte, cioè dice lui pedala e magari tu mi traini, poteva essere un'idea. No, ho la mia dignità e il mio orgoglio. Bravissima, applauso per questa Lia, è fantastica. Guarda Gianni come fiero della sua Lia. Gianni! Allora, che cosa mi racconta? Il genero è arrivato? Sì, sono contentissimo. Anzi, Contenti, contenti. ero preoccupato perché lei lo seguiva sempre, io un po' meno perché al mattino non è che mi alzo molto presto. Lascialo pedalare, ha voluto pedalare, lascialo pedalare. Va bene. Lasciamo parlare. Io costantemente, tutte le mattine, Tutte le vi mattine. seguo per colazione veramente da anni con colazione con TV. Grazie, Beh. grazie. Questo è molto bello, mi fa molto piacere Lia e quindi le voglio bene. Ecco, voglio bene a lei, a Gianni, a Giusy che ha fatto il logo, la bandierina e a questo disgraziato, cioè Vincenzo. Vincenzo! Allora, diciamo che mi spiace quasi, abbiamo concluso i nostri collegamenti, poi insomma, ci vedremo ancora. Cosa dici, Vincenzo? Mi sa che con il nuovo progetto che ho in mente, magari ci Ci risentiamo per. sentiamo ancora con le arrampicate. Poi lui, guardate, lui è uno che corre, no? Tu corri, vai in bicicletta, fa le arrampicate, cosa che io non potrei mai, cioè io solo a vederlo mi vengono i brividi, ecco, sulle cose, però ecco, ti seguiremo ancora e poi sono convinto che molti bergamaschi abbiano conosciuto Vincenzo e abbiano capito di che pasta siamo fatti noi, cioè quando decidiamo di fare una cosa, la portiamo a termine e non ci sono storie. Una Guarda, bergamasca. stanno arrivando i messaggi: Vincenzo, the best, i tuoi amici Ruben e Giusy, poi colazione. Dunque, è fatta da persone speciali e quando gli ascoltatori sono protagonisti, ci sentiamo davvero una grande famiglia, riunita ogni mattina davanti a un buon caffè italiano. Grazie a te, Orietta. Meglio così, Vincenzo, cosa dici? Mi aggancio a una cosa, perché l'ha proprio detto questo messaggio. Questa trasmissione è fatta dalla gente. Tu fai il coordinatore, ma è fatto dalla gente. È questa cosa bellissima. È vero, è vero. Quando è nata colazione 15 anni fa, perché l'idea nacque 15 anni fa, era proprio questo l'intento, cioè di renderla fruibile, ma fatta dalle persone, dalle sentinelle che sono persone, dai collaboratori che sono ovviamente persone, che gratuitamente insomma, si prestano a questo momento radio-televisivo, dalle 7 alle 9, ormai da 14 anni. Ma cosa dici, Lia? Cosa dice? Perché io ho qualche dubbio, ma il 15 anno ci deve essere di colazione o no? Lo sto chiedendo, lo chiederò ancora. Ecco, Onore a TV Bergamo. quindi il 15° anno ci deve essere di colazione, Lia, me lo dica. Certo, come no? Ecco, se no Vincenzo come lo vediamo? Vincenzo, allora intanto mi fa piacere perché è nata anche un'amicizia con Vincenzo e quindi ti abbraccio forte Vincenzo, così anche Giusy che in questo momento sta lavorando, porella, cioè tu sei in pensione e Giusy lavora, ma fammi capire. Vincenzo. Qualcuno deve lavorare. Qualcuno deve fare qualche cosa e poi voglio dare un abbraccio a Lia, un abbraccione forte, grazie per ascoltarci.
Marci e a Gianni, bellissimi, guarda che bella coppia che abbiamo visto questa mattina. Vincenzo, un abbraccio, viva l'Italia, viva il Giro d'Italia e la tua bicicletta che è stata protagonista e anche la bandierina. Grazie Vincenzo Cervi, ciao, alla prossima, alle prossime avventure di Vincenzo Cervi che abbiamo seguito qui a colazione con Radio Alta. Colazione.